Care amiche, cari amici, care compagne e cari compagni, svolgere l'Assemblea nazionale in questa giornata così difficile per il Paese ci spinge a guardare all'Italia. E se l'Italia è ferma è anche a causa delle sue molte fratture. Noi abbiamo il Paese più diseguale d'Europa e queste disuguaglianze, queste divisioni si accentuano e si combinano nei luoghi. Io, grazie al Partito Democratico, grazie al segretario Nicola Zingaretti, ho l'onore di servire il ministero che combatte le disuguaglianze territoriali. E guardate, questo non è un atto di giustizia, non è solo un atto di giustizia. Credo che sia la principale leva per attivare il potenziale inespresso di sviluppo del nostro paese. Io non credo all'alternativa tra redistribuzione e crescita. Penso piuttosto che riequilibrare, redistribuire, serva oggi per rilanciare la crescita del nostro paese. Ecco perché questo Piano Sud che abbiamo presentato è davvero un piano per l'Italia. Non solo per la foto di Duino, è stato un omaggio gentile a Gianni Cooperlo, questo mi sentivo il dovere di dirlo, ma è un piano per l'Italia perché per troppo tempo noi abbiamo dimenticato, ragionando della contrapposizione tra nord e sud, di quanto questo paese fosse integrato, fosse interdipendente. E c'è una dimensione nazionale dei divari territoriali che non riguarda soltanto la frattura storica tra nord e sud, che è il primo limite da rimuovere per rilanciare lo sviluppo italiano, ma che riguarda il rapporto tra centro e periferie, tra città e campagna, tra aree urbane e aree interne. Riguarda questa grande questione dell'Appennino, e mi piace ricordare che la nostra Presidente è la sindaca di Marzabotto, su quell'Appennino dov'è la radice delle nostre istituzioni democratiche nate dalla resistenza al nazifascismo. Lì c'è, voglio dirlo, un patrimonio in quei luoghi, nelle aree marginalizzate, di natura, di cultura, anche di saper fare. L'agroindustria in Italia, l'artigianato, c'è un patrimonio di comunità, di cittadinanza che noi non possiamo disperdere, non è una battaglia residuale. Nelle aree interne vivono ancora oltre 10 milioni di persone, al sud c'è un patrimonio potenziale di crescita in settori innovativi che già adesso, esistono, non c'è un deserto industriale e specialmente in questa congiuntura internazionale dove frena l'economia tedesca, l'Italia ce la fa solo se accende i suoi motori, tutti i suoi motori dello sviluppo. Ecco, questo vale per l'Italia, vale anche per l'Europa, anche se i governi europei sembrano non capirlo e mi fa molto piacere che è stata ricordata la determinazione con cui il governo italiano sta conducendo una battaglia per avere un bilancio dell'Unione che sia all'altezza delle sfide, delle aspettative lanciate anche dalla stessa Commissione. E devo dire, se adesso il governo italiano, insieme ad altri governi, è stato incaricato di fare una mediazione, questo la dice tutta sulla distanza che ci separa da oggi all'agosto scorso. Immaginatevi questo con Salvini a proposito di discontinuità. Certo, non mi sfuggono i limiti e penso che dopo la legge di bilancio, di questo abbiamo discusso all'Abbazia, il compito nostro sia indicare quale missione, quale ambizione per questo governo, come intreccia le aspirazioni degli italiani. Questa, ricordo, è stata la condizione con cui ad agosto abbiamo dato vita a questo esperimento, che non riguardava la durata del governo, riguardava la portata del cambiamento che deve mettere in campo. Io rivendico le scelte che abbiamo compiuto a partire dalla legge di bilancio, ma questa esigenza di discontinuità si fa ancora più forte, è stato ricordato sui decreti cosiddetti sicurezza di Salvini, la necessità di raggiungere un accordo e produrre degli atti concreti, ma io sono convinto che ci sia bisogno anche di una discontinuità che vada più a fondo sul terreno economico e sociale, una discontinuità rispetto al governo precedente, ma rispetto a una lunga stagione in cui eravamo al governo anche noi. E su questo non c'è bisogno di fare una verifica. C'è bisogno che le forze che fanno parte di questa maggioranza facciano chiarezza. Il PD pretende chiarezza. Il PD pretende chiarezza da chi oggi deve scegliere se vuole partecipare o meno con questo governo alla costruzione dell'alternativa alla destra. E allora, se davvero ci crede in questa prospettiva,
beh, allora bisogna smetterla con questo rumore di fondo, perché quello che a noi sembra un frastuono, quello che occupa le pagine dei nostri giornali, quello per cui siamo chiamati a rispondere davanti ai giornalisti, agli occhi dei cittadini italiani è un solo un rumore di fondo che allontana ancora di più i cittadini e la loro fiducia dalle istituzioni. E noi non ci possiamo fare distogliere, non ci possiamo fare distrarre da questo. Dobbiamo concentrarci sull'economia e sul lavoro, che sono le vere priorità in cima all'agenda delle persone. Con il piano, e ringrazio la delegazione dei ministri PD che non solo ci hanno lavorato come gli altri ministri, ma hanno supportato anche a farlo uscire fuori vincendo qualche resistenza, proviamo a rimettere al centro proprio questo, a partire dall'area che ne ha maggiormente bisogno. Io non lo racconterò, spero che lo possiamo fare con il partito insieme, perché questo è uno strumento di lavoro, uno strumento operativo che va riempito ancora di contenuti, ma l'idea è di un rilancio forte degli investimenti pubblici e privati in una prospettiva lunga, perché è vero che il Sud ha bisogno di affrontare le emergenze, ma ha anche bisogno di darsi una prospettiva. Se i giovani se ne vanno non è soltanto perché gli manca il lavoro domattina, perché spesso manca pure nel resto del paese, infatti il problema dell'emigrazione riguarda tutta l'Italia. Se ne vanno perché non vedono una prospettiva da qui a 10-20 anni per i propri territori. E allora bisogna avere la forza e il coraggio anche di rispondere a quella ambizione, a quell'aspirazione più alta. Si è parlato dei numeri fin qui, dei miliardi, ma la cosa più interessante secondo me è capire per una volta verso cosa indirizziamo queste risorse, questi investimenti. E qui c'è un punto politico, perché le missioni che abbiamo individuato intrecciano non solo gli obiettivi che ci dà la Commissione europea, ma intrecciano soprattutto i 17 obiettivi che ci dà l'agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Ecco, questo penso che sia un punto fondamentale, perché su questo noi possiamo costruire quell'anima anche del governo che spesso ci viene richiesta, su come coniugare giustizia sociale e giustizia ambientale, su come correggere gli effetti di un modello di sviluppo che con la sua concentrazione oggi rappresenta il principale ostacolo a perseguire l'orizzonte dello sviluppo sostenibile, per l'inquinamento, per l'andamento della rendita immobiliare che in Italia ha un peso decisivo sulle disuguaglianze sociali, per la gestione dei servizi pubblici. Ecco, per tutto questo noi abbiamo provato a dire come lo facciamo, e lo facciamo con un nuovo metodo che prova a rafforzare le istituzioni, e chiudo, ma lo facciamo provando a coinvolgere i cittadini. Cioè, il metodo di fondo è provare ad assumere nella vita pubblica, nelle politiche pubbliche, il partenariato, e questo dà un ruolo al Partito Democratico straordinario. Un ruolo al Partito Democratico che è quello non della mediazione politica, ma della mediazione sociale, di dire basta una volta per tutte con la disintermediazione, che non è solo la morte della politica, è la morte della democrazia. Ecco, su questo le aree cosiddette marginalizzate, le aree del margine, in realtà nascondono un patrimonio importantissimo di cittadinanza attiva, di comunità, che sono fondamentali oggi per mettere in campo le politiche pubbliche. Ecco, margine è una parola che mi piace anche perché ricorda un'altra parola, che è argine, una parola fondamentale oggi. Chiudo su questo, già l'ho fatta lunga. Machiavelli, nel capitolo decisivo del Principe, che è il 25°, diceva una cosa a proposito della fortuna. Descriveva la fortuna come un fiume in piena che poteva avere effetti drammatici, e in fondo noi abbiamo guardato alle cose del mondo un po' così, come se le conseguenze peggiori di questo modello di sviluppo, le disuguaglianze, l'inquinamento, il mutamento climatico, fossero frutto della fortuna e non di scelte politiche. E invece io penso che la politica abbia il dovere di non rinunciare alla forza, alla possibilità di indirizzare il corso delle cose, e per farlo ha bisogno di alzare degli argini. Ecco, la politica dell'argine. L'argine sono le istituzioni, l'argine sono gli investimenti, ma l'argine maggiore alle conseguenze peggiori che ci possono essere nel nostro modello di sviluppo, che vanno contrastate con forza, indirizzate, orientate, sono i cittadini, perché spesso si parla dei luoghi che non contano e ci dimentichiamo invece che in quei luoghi le persone vogliono e devono contare. Noi siamo nati per questo, dobbiamo cambiare, lottare per essere fino in fondo i democratici in Italia. Grazie.